Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto della 29esima giornata di Serie A Team 2020-2021, giornata che praticamente ha visto perdere punti ancora una volta Milan e Juve, entrambe pareggiano, vincono Napoli e Lazio che si tengono comunque in riga, vince anche l'Atalanta. Beh, invece la Roma continua a perdere punti e insomma praticamente abbiamo visto l'Inter vincere lo scudetto, ragazzi, diciamoci la verità, quando comunque hai tutto dalla tua parte, certo l'Inter ha anche tanti meriti, ma c'è da dire che è anche un bel buco di culo, ma adesso ne parliamo. Il Milan che non riesce a vincere in casa, ragazzi. Il Milan che è in crisi di risultati in casa, ragazzi, tra campionato e coppe, che è veramente allucinante. Perde con lo United, cioè pareggia con la Sampdoria ieri, tra l'altro in 10 uomini era la Samp. Perde con lo United, perde con il Napoli, pareggia con l'Udinese, pareggia con lo Stella Rossa, ragazzi, perde con l'Inter e vince col Crotone. Cioè, ragazzi, l'ultima vittoria in casa del Milan è il 4-0 col Crotone del 7 febbraio, ragazzi. Cioè, quando io ero ancora Eurosingle, cioè, pensate un po' voi, cioè, boh, sarà che sono io che porto sfiga, non lo so. Però, ragazzi, che il Milan è in crisi negativa di risultati in casa, cioè, veramente impressionante. La Sampdoria invece si tiene nella metà sinistra della classifica con 36 punti in 29 partite, che non è male come media. E insomma, tra l'altro, si tiene comunque a distanza la zona salvezza, la Sampdoria ha più 14 sul Cagliari che è 18esimo, quindi stanno facendo veramente un gran campionato con il grande mister, che è il mio stesso cognome. Quando perde invece l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta è arrivata a meno 2 dal Milan e a più 2 sulla Juve, che però c'è una partita in meno, così come il Napoli ha più 2 però con il Napoli che ha la partita in meno, quindi in questo momento comunque vado a finire Juve-Napoli, praticamente sono in Champions, quindi è un'Atalanta che continua, vince sempre. Per esempio, per farvi capire, questa è la terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, ma quando cazzo perde non si sa mai, praticamente ormai la cupano tutti, ragazzi, anche se veramente quanto è bello vedere l'Atalanta. Udinese che comunque non si arrende, voleva la metà sinistra però incassa il secondo KO consecutivo, ma comunque giocando veramente bene a pallone. L'Udinese che forse è un po' sfigata sta serie, è un po' sfigato, però insomma Muriel praticamente la ribalta, Muriel, Malinovskyi, Zapata, praticamente segnano tutti, una dea del calcio, è la dea del calcio italiano l'Atalanta, veramente impressionante. Molto bene anche il Parma che continua a migliorare, se non erro questo è il settimo risultato utile nelle ultime 9 partite per il Parma, ora non vorrei dire una cagata perché qui non ho i numeri alla mano, però insomma un Parma che ultimamente è migliorato, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi risultati, purtroppo serve vincere, ragazzi, perché il Parma ha vinto solo uno degli ultimi 20 match, una cosa simile, raga. Serve vincere assolutamente, ragazzi, perché se non questa volta almeno hanno rimontato, cioè di solito sono loro quelli che si vanno a rimontare, stavolta hanno rimontato, hanno perso con il Genoa, il che ci può stare, dato che il Genoa non perde se non con le big da quando è arrivato Ballardini, però hanno vinto con la Roma, hanno pareggiato con la Fiorentina, hanno tenuto testa all'Inter, pareggiato facendosi rimontare con Parma e Spezia. Quindi insomma un Parma comunque sicuramente in netta crescita da quando è riarrivato ad Aversa. Comunque la salvezza non è comunque impossibile, perché sono 4 i punti da recuperare sul Torino, che avrà una partita in meno. Inizia a tremare invece il Cagliari, ragazzi, perché ok, ha ottenuto 7 punti in 3 partite quando è arrivato Semplici, il nuovo allenatore. Però poi hanno incassato 3 KO di fila, che comunque non ci possono stare se ti chiami Cagliari. Col Verona in casa era una partita dove dovevi fare il risultato, dove dovevi ottenere punti. Quindi 7 punti in 6 partite non è un'ottima media per Semplici, eh. 7 punti in 3 partite è una media da Champions, ma 7 punti in 6 partite è una media appena appena da salvezza. E qui c'è da salvarsi, ragazzi, perché il Cagliari ha da recuperare veramente da tanti punti. Sono 7 punti di distacco dallo Spezia, 8 da Benevento e Fiorentina. Solamente 2 quelli sul Torino, che però c'è una partita in meno. Quindi insomma, raga, vedete voi, una squadra che comunque è piena di zeppa di giocatori che hanno giocato in top club, ovvero Rugani, Godin, Nainggolan, cioè ragazzi, i giocatori forti li hanno. Pareggio salvezza invece tra Genoa e Fiorentina, Genoa che si porta a 32 punti, a più 10 sul Cagliari da quando è arrivato Ballardini. Sanno solamente vincere e pareggiare questi contro le squadre di bassa classifica, cioè parlo delle squadre dal 8° posto in poi, tipo Verona, Sassuolo, Bologna, Udinese, Fiorentina, eccetera. Fiorentina che ottiene un pareggio, come sempre la Fiorentina può fare molto di più, però si accontenta per il quarto anno consecutivo, no, forse il terzo anno consecutivo, solamente di una salvezza, ragazzi. Una Fiorentina che veramente non riconosco più, è una squadra che dovrebbe lottare per l'Europa League tutti gli anni, ma non è che è crollata, perché i giocatori li ha, ragazzi, non è che è crollata dal punto di vista della rosa. Non mi spiego ora sta voglia di lottare solo per la salvezza, perché si comportano veramente con l'atteggiamento in campo anche da una squadra da salvezza. Ora non lo so, bisogna vedere, perché secondo me Iachini può fare di più, poi vedrò, magari è un'impressione mia, però secondo me può fare veramente molto di più. Sono dentro la lotta invece i biancocelesti della Lazio, che con una partita in meno
hanno superato i cugini, i rivali della Roma, ora sono più uno sulla Roma che ha perso punti con il Sassuolo, quindi insomma al 93esimo tra l'altro. Quindi dentro la lotta alla Lazio che si porta a meno 4 dalla Juventus con una partita in meno, però sono anche loro con una partita in meno, sono a meno 6 dall'Atalanta e a meno 4 dal Napoli, anche essi ovviamente, anche i partenopei con una partita in meno, e dal Milan sono a meno 8, quindi insomma sono dentro la lotta anche la Lazio in lotta Champions League. Ci sono 7 squadre che lottano per la Champions, vedremo alla fine chi la spunterà e io vi dico la mia. Sarà una lotta fino alla fine, ma le romane secondo me andranno in Europa League, in Champions, Inter, Juve, Atalanta e una tra Milan e Napoli. Vedremo se avrò azzeccato il pronostico tra 8 giornate, 9 giornate, quello che è. Sprofondo giallo-rosso invece perché pareggiano all'ultimo minuto con il Sassuolo. Sassuolo che nonostante ha una salvezza tranquilla perché hanno 18 punti di vantaggio sulla zona salvezza, anche se ultimamente ne hanno un po' persi di punti. Sassuolo che ottiene comunque un buon pareggio, anche se, ripeto, ultimamente i punti per il Sassuolo sono molto pochi rispetto a quanti ne facevano all'inizio. Infatti la zona Champions è sfuggita, sono a meno 11 dalla Roma, anche se è una partita di meno anche il Sassuolo, ovviamente questa Serie A è proprio ballerina. Sono a meno 1 dal Verona, a meno 11 dalla Roma, a meno 12 dalla Lazio e a meno 16 dalla Juve, quindi la Champions e l'Europa League comunque diventa un miraggio. Però comunque continuano a lottare, e questo è quello che mi piace di Sassuolo e Verona quest'anno, che stanno continuano a lottare ininterrottamente, quindi stanno facendo veramente un bellissimo campionato. Fino all'ultimo minuto hanno sempre la voglia di pareggiarla, mentre la Roma, che ha ottenuto un punto in 3 partite, deve assolutamente rifarsi. Gol scudetto dell'Inter, ragazzi, l'Inter quest'anno c'ha tutto dalla parte loro. Il fatto che siano usciti dalla Champions e dalla Coppa Italia, vabbè, alla fine se escono dalla Coppa Italia, alla fine è una partita in meno, però che comunque fa brodo, ragazzi. Il fatto che comunque la ribaltano sempre nei minuti di finale, comunque un pizzico di fortuna c'è sempre, ragazzi, perché se andate a vedere come hanno segnato, lo segnano spesso sul rigore. Cioè, ragazzi, io non sono uno che vuole trovare attenanti, ma guardate il gol di Lukaku, parata, palo, riga, gol. Cioè, ragazzi, è una cosa veramente micidiale. Comunque loro hanno, in campo si dimostrano i più forti perché non perdono punti a pizza come lo fanno magari Milan, Juve e le altre squadre in giù, quindi sicuramente lo meritano, ragazzi. Però vedere che sono lì a più 8 sul Milan con una partita in meno mi fa un po' male il cuore, perché il Milan comunque è una squadra che ha lottato. Poi io non è forte quanto l'Inter per i giocatori, eh. C'è da fare i complimenti inoltre a Gattuso perché ha fatto rinascere completamente il Napoli. Napoli che rinasce completamente. Cioè, di solito io dico così: quando una squadra è giù di morale, come la Juve adesso, che continua a perdere, è difficile farla risalire a stagione in corso. Serve una rivoluzione. Quindi, se tu cambi Pirlo con Allegri, non vuol dire che Allegri è più forte di Pirlo, certo, sicuramente anche quello. Però semplicemente dai una scossa all'ambiente per cercare di migliorare in quello che serviva a Napoli, ma non perché era colpa di Gattuso, ma perché era colpa di De Laurentiis. Invece Gattuso no, ha preso le redini della squadra e l'ha fatto rinascere completamente. 4 vittorie consecutive, agganciata la Juve, meno 2 dall'Atalanta e meno 4 dal Milan. Tutto questo con la partita con la Juve ancora da giocare. È uno dei migliori attacchi della Serie A, quindi veramente, anzi, il terzo in ordine. Hanno fatto solamente 4 gol in meno dell'Inter e 6 gol in meno dell'Atalanta. Per il resto sono il terzo attacco, quindi super super Napoli. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, invita a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo, se sei d'accordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram da Monisport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!